Ciao ragazzi, benvenuti, nuovo video della Tuttotech. Sì, lo so, ultimamente ne stiamo pubblicando parecchi, ma ci sono parecchie cose succulenti da presentarvi, quindi non perdiamo tempo. Prima di tutto però vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e attivare la campanellina. Così i 3000 video che pubblicheremo, speriamo, meglio. Non ve li perdete, ve li vedete tutti, mi raccomando, Ma prima di tutto questo, come di consueto, lanciamo la nostra sigla! Il video di oggi è stato ispirato da un accadimento settimanale. Praticamente c'era mia figlia in bagno, io mi ero assopito perché non stavo tanto bene e mi sono addormentato secco, diciamo le cose come stanno. Mia figlia aveva bisogno in bagno, mi ha chiamato e io purtroppo non sentivo. A un certo punto l'ho sentita dopo un po', sono andato di là e lei era tutta spaventata, mi ha detto: papà, ma caspita, io ho bisogno, non mi hai sentito. Al che a mia moglie è venuta un'idea: ma scusa un attimo, abbiamo il nostro assistente vocale, perché non sfruttarlo? Quindi oggi vi faremo vedere una routine che secondo noi è molto utile se per caso c'è una situazione di emergenza in casa e qualsiasi vostro familiare, con vicino naturalmente il nostro assistente vocale, può pronunciare la parola aiuto e lei riprodurre e mandarvi anche delle notifiche sul cellulare in modo tale che voi sentiate e accorriate dalla persona che ha bisogno di aiuto. Quasi quasi lo potreste usare tipo un salva la vita Beghelli. Praticamente, non vi serve più il Beghelli, ma prendete il... La Beghella. Bando alle ciance e passiamo a vedere un attimino come creare questa routine. Dai, Miki? Sì, assolutamente. Routine. È una routine, non semplicemente una routine. Ci spostiamo sul cellulare. Siamo nell'home page della nostra app. Clicchiamo in basso a destra altro, routine. In alto a destra il tasto più. Quindi creiamo una nuova routine. Inserire nome routine, clicchiamo sul più, mettiamo aiuto, avanti. Quando questo accade, gli dobbiamo dire quando sentirà la parola aiuto, dovrà fare qualcosa. Quindi scriviamo aiuto, avanti, aggiungi un'azione. Voce, personalizzato, lo scriviamo più volte in modo tale che, siccome è molto veloce la nostra assistente vocale, dicendolo tante volte non c'è il pericolo che qualcuno non senta. Quindi vi consigliamo di scrivere più volte la parola aiuto e in più aggiungere magari una frase che vi riporti e vi allerti ogni volta che la sentite. Qualcuno ha bisogno di te. Avanti. Avanti, però non ci accontentiamo di questo, aggiungiamo un'altra azione, quindi aggiungi azione ancora più, messaggio, notifica. In questo caso la nostra assistente vocale non solo dirà quel messaggio ad alta voce, ma in più invierà una notifica al vostro cellulare. E qui possiamo scrivere aiuto, corri, ho bisogno di te. Cliccate avanti e, come vi dicevo, l'assistente vocale invierà la frase aiuto, corri, ho bisogno di te al tuo telefono. Cliccate avanti, ma aggiungiamo un'altra azione ancora. Impostazione dispositivo, volume. Non solo farà tutto questo, ma in più imposterò che deve, quando fa questo annuncio, deve avere il volume al massimo. Quindi avanti, qui vi conferma che il nostro dispositivo vocale imposterà il volume su 10 e a questo punto siamo a posto. Facciamo salva. Allora, qui ci dice che il messaggio verrà ripetuto da un eco presente in casa, però ne potete scegliere uno. Io pensavo si potesse fare su tutti, ma invece solamente su uno. Io vi consiglio di utilizzare quello che è, diciamo, un po' più a portata d'orecchio di tutti, nel mio caso quello della sala, quindi scelgo l'Eco Plus. Ecco fatto, ci viene fuori il messaggio di conferma e dice che ci vorrà qualche minuto magari perché venga messa in funzione questa routine. E adesso, come al solito, ci spostiamo e andiamo a fare una prova in diretta.
Facciamo la prova. Vi vogliamo far notare che il nostro dispositivo in questo momento è impostato ad un volume più basso. Guardate gli anelli, il volume è basso. Adesso, lanciando il comando che abbiamo impostato, dovrebbe portare il volume a 10. Aiuto! Aiuto, 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 qualcuno ha bisogno di te. Questa è la routine che è venuta in mente a mia moglie di creare per far sì che, in caso di emergenza, ognuno di noi possa accorrere dalla persona che ha bisogno. Speriamo che questa routine vi possa essere utile, che non dobbiate mai utilizzarla. E per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!